Buongiorno e buon 11 aprile, buon giovedì 11 aprile a tutti. È stato un mercoledì ricco di cose a livello di calcio internazionale, col pareggio della Juventus, grande gol di Ronaldo, grande prestazione di Douglas Costa, ma grandissimo Ajax, troppo divertente, col Barcellona che regola il Manchester United come previsto da tutti. È stato un mercoledì ricco di cose anche per quello che riguarda il Milan. A livello di campo ribadiamo che Donnarumma, che sta provando in questi giorni per tentare di recuperare per la partita contro la Lazio, secondo me senza speranze, anche mercoledì non è neanche uscito, è rimasto in palestra. Che un giocatore che mercoledì rimane in palestra improvvisamente giochi il sabato, può anche capitare, visto che Cristiano Ronaldo è tornato in campo dopo una lesione non grave al muscolo dopo 2 settimane, però ci sembra veramente improbabile. Come si è letto sempre ieri, altra cosa molto improbabile, lì rasenterei l'impossibile, la presenza di Caldara, che non gioca da mesi e che è reduce da infortuni al posto di Musacchio. Piuttosto potrebbe esserci veramente l'avvicendamento di Musacchio, ma certamente al suo posto giocherebbe Zapata. Altra cosa però abbastanza improbabile, visto che anche Zapata è tanto tempo assente dai campi di gioco. Quindi secondo me alla fine il signor Gattuso farà giocare gli 11 che abbiamo visto contro la Juventus a Torino. Ma è stato un ricco mercoledì anche per queste notizie che sono arrivate circa la sanzione che verrà, anzi la denuncia, il deferimento per meglio dire, la Camera giudicante dell'UEFA per il triennio 16-17-18 da parte appunto dell'UEFA. Quindi si annunciano ancora, diciamo così, delle sanzioni. Bisogna vedere come reagirà con un altro eventualmente un altro ricorso al TAS. Milan che fa trapelare che massimo rispetto per ovviamente le decisioni dell'UEFA, ma il Milan vuole in ogni caso rafforzare la squadra. Quindi anche lì si annunciano, spero non battaglie, ma muro contro muro forse, oppure un patteggiamento, forse una decisione. Certamente io che seguo il Milan da tanti anni, abituato con tanti presidenti, essere in questa situazione avvitata veramente mi lascia perplesso, mi fa male. Il Milan ha sempre comprato i giocatori che desiderava comprare, ha sempre avuto dei bilanci, voglio dire, a posto, sempre ovviamente poi erano i presidenti a colmare la differenza, quindi da grande squadra, da grande club con grandi presidenti. Adesso siamo avvitati su questa situazione. Non so come se ne uscirà, però è una situazione fastidiosissima. In più, ho letto proprio ieri sera, proprio dopo mezzanotte come tradizione di Milan News, delle parole molto forti di Franco Ordine su Milan News, che parla di Roma contro Milano, citando fatti, le dichiarazioni di Sabatini a direttore sportivo della Sampdoria dopo la sconfitta della Sampdoria contro la Roma, a cronisti amici, dice Franco Ordine. Mi sa che ci avete fregato, dice sorridendo, ma io so che la Roma debba andare in Champions League, che sia importante, giusta la frase, per il calcio italiano che la Roma vada in Champions League. E Franco Ordine dice primo indizio. Secondo indizio, quella fake news da parte di una emittente romana, sembra di parte laziale, che Leonardo sarebbe andato davanti all'arbitro con i pugni dopo la partita contro la Juventus urlando e sbraitando. A me sembrava strano, ma dato che poi sul referto non c'è nulla, quindi dice Franco Ordine chiaramente una fake news. Ma poi arriviamo al terzo indizio, quando parla di Roma come Milano contro Milano, sembra, dice Franco Ordine, anzi forse toglie il sembra, hanno scoperto che il presidente Pallotta avrebbe scritto un paio di lettere dicendo all'UEFA riguardo al financial fair play: andate un attimo a vedere, ma come mai il Milan ha comprato Paquetá e Piontek nel mercato di gennaio, mettendo delle
pulci nell'orecchio all'UEFA. Non so, Franco Ordine scrive questo, Franco Ordine è autorevole, esperto, collega. Dice tre indizi che ci fanno pensare che il vero avversario per il Milan sia non la Roma, sia Roma, accennando forse alla Roma. Vedremo, certo che sospetti, deferimenti alla vigilia di una partita così importante, beh, fanno pensare che insomma questa storia rossonera sia sempre ostacolata da mille problemi, da mille travagli. Speriamo che non sia vero, che non sia che questi indizi tutto sommato non siano veri, ma se l'ha scritto Franco Ordine, autorevole ed esperto collega, probabilmente è così. Se vi è piaciuto questo video, mettete il vostro like e iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegrini.